Piero, raccontaci la tua storia e come hai iniziato a giocare a calcio e come è nata questa passione. Ma la passione nasce in famiglia, perché anche mio padre, non a livelli professionistici ma sempre nel dilettantismo, giocava a calcio, e quindi è qualcosa che è nato dentro di me. Poi ho cominciato nei quartieri di Palermo, per poi cominciare a dare i primi calci a scuola calcio, mi ricordo, se non sbaglio, la Panormus, e da lì poi piano piano è cominciata la mia carriera da calciatore. E le varie tappe della tua carriera quali sono state? Ma diciamo che oggi ho girovagato un po' nei settori giovanili del palermitano, tranne una breve esperienza di un anno col settore giovanile della Regina, e poi per me, diciamo, c'è stato poco da ragazzo, perché già a 16 anni ho cominciato a giocare in eccellenza fino all'età di 20, dove poi ho trovato i professionisti con il Palermo, e da lì piano piano abbiamo girovagato in giro per l'Italia, sempre tra Serie C2 e Serie C1. 5 anni a Benevento, un periodo importantissimo della tua vita. Penso sia la tappa più importante fino a ieri, perché ci sono stati 4 anni e mezzo ottimi, ci sono stati purtroppo momenti negativi come 4 finali playoff perse, però ripeto, è stata la piazza dove sono stato di più e dove c'è stato veramente grosso affetto, e quindi la porterò sempre dentro di me. C'è stato un momento in cui ti sei detto voglio fare il calciatore? Ma diciamo che c'è stato un momento in cui avevo pensato di non farlo il calciatore, perché è stato proprio il momento dai 16 ai 19 anni dove, giocando in eccellenza, vedevi che l'impegno era tanto ma alla fine il ritorno era veramente poco, avevo cominciato a pensare di lasciare tutto, invece lì è stato mio padre a darmi una mano, a darmi fiducia, e ripeto, quello è stato forse il momento ai 18 anni che ho deciso di fare. Nel momento in cui stavo per lasciare è scattato qualcosa dentro di me, perché poi mi sono reso conto che quella era una dote che credo mi abbia dato Gesù, e quindi devo portarla avanti. Quali sono stati i tuoi idoli? Se ne hai avuti e se ne hai tuttora? No, mi faceva impazzire Van Basten e moltissimo Roberto Mancini. Quelli, mi ricordo che da ragazzo erano i due calciatori che mi piacevano tantissimo. Ce ne stavano tantissimi, però quei due in modo particolare. La tua squadra del cuore? Diciamo che io sono tifo per il Palermo, però visto che per svariati anni il Palermo, almeno quando ero ragazzo io, era sempre in Serie C, vuoi o non vuoi dovevamo appoggiarci a qualcosa, e quindi simpatizzo per il Milan, però la mia fede è il rosanero. Il tuo primo approccio a Perugia com'è stato? Chi ti ha contattato? E poi tra l'altro venivi da un periodo che eri senza contratto, no? Avevi appena finito a Benevento. No, diciamo che a Benevento avevo un anno di contratto, per mia volontà ho deciso di lasciarlo lì, anche perché, ripeto, come ho detto prima, con la dirigenza, col presidente del Benevento c'è un rapporto che va oltre ogni cosa, quindi non me la sentivo di andare avanti, e quindi io ho rescisso il contratto a prescindere dalla squadra futura. E poi sono andato a casa a godermi un po' la famiglia, è arrivata la telefonata del direttore sportivo Arcipreti, e nel giro di 24 ore ho firmato per il Perugia. Mi ricordo all'appuntamento mi è venuto a prendere il direttore, poi ho avuto la fortuna di conoscere Gianni Moneti, il presidente Damaschi, quindi ripeto, è stata una trattativa veramente breve, perché c'era sia la volontà mia ma la volontà della società di puntare su di me. Senti, adesso è diventato amministratore unico Gianni Moneti, e come hai visto, insomma, questo passaggio da Damaschi, insomma, a Moneti? Ma ripeto, nei giorni scorsi abbiamo letto un po' a destra e a sinistra i vari giornali, però devo fare i complimenti all'intera società, perché poi da un punto di vista nostro personale è cambiato poco e nulla, nel senso la società ci ha sempre tenuti fuori da queste loro discussioni. Sono contento per Gianni Moneti, perché alla fine è stato sempre presente, è una persona per bene, ma penso che anche il presidente Damaschi sia una persona che ci ha dato in questo periodo veramente tanto, insieme agli altri soci, a Santo Padre,
ci vorrebbe un po' di tempo per elencarli tutti, però penso che loro tre sono quelli che veramente stanno facendo di tutto per portare in alto il Perugia. Che emozione hai provato la prima volta che sei sceso in campo al Curi? Ma è una bella emozione perché, ripeto, c'è lo stadio è bellissimo, poi c'è la voglia e la fame di calcio e quindi non sembra di giocare per niente in Serie C2, sembra di giocare in palcoscenici più importanti.